pecore elettriche con Davide Allegranti. Benvenuti, benvenuti, qui Davide Allegranti, nuova puntata delle pecore elettriche. Houston, a Firenze il PD ha un grosso problema. Ieri il sindaco bonacciniano Dario Nardella ha cacciato l'assessora all'urbanistica bonacciniana Cecilia Del Re, campionessa di preferenze alle elezioni amministrative del 2019, quando staccò tutti con 2697 voti. Ma che cosa è successo? Proviamo a spiegarlo soprattutto ai non fiorentini. Per anni è andato avanti un dibattito in città sul passaggio della tranvia progettata dalla giunta Primicerio e avviata dalla giunta Domenici da Piazza del Duomo. Fu Matteo Renzi a chiudere la questione pedonalizzando dalla sera alla mattina Piazza del Duomo e dicendo che la tranvia non sarebbe mai passata accanto al battistero. Qualche giorno fa Del Re, che ha legittime ambizioni politiche e vorrebbe candidarsi a sindaca di Firenze, ha detto in consiglio comunale durante il voto sul piano operativo della città che la tranvia deve collegare la zona maggiormente frequentata dal maggior numero di lavoratori, così come deve arrivare fino al cuore del centro storico per non rendere quella che oggi è la zona più pedonale d'Europa la zona più inaccessibile d'Europa. Per Diana, apriti cielo. Nardella si è parecchio adontato, ha preso le distanze dalle parole della sua ex assessora, ne ha chiesto pubbliche spiegazioni e poi, dichiarandosi insoddisfatto, ieri le ha revocato le deleghe. Pronta alla replica di Del Re, che ha subito organizzato una conferenza stampa per replicare al sindaco, dicendo di aver saputo del ritiro delle deleghe soltanto via messaggino. Appare chiaro, ha detto Del Re, e questo lo si capisce dai fatti che hanno preceduto questa decisione, che in realtà questo episodio è stato solo un pretesto per compiere quella manovra raccontata sui giornali di un rimpasto di giunta dopo le primarie del PD. Avevamo detto che il PD doveva cambiare pelle e non essere oggetto di giochi di potere. Ma non basta cambiare pelle a livello nazionale con l'elezione di Schlein se poi a livello locale invece non cambia niente. Insomma, detto Del Re, il metodo e i toni di questi giorni non sono un bel messaggio che oggi parte da Firenze, città importante nello scenario nazionale, in un momento importante del nostro partito che sta aprendo una nuova fase. E adesso che cosa succederà? Io penso che le tensioni del PD fiorentino siano destinate ad aumentare. Il sindaco non sembra politicamente sereno, un po' per aver perso il congresso, era il coordinatore della mozione Bonaccini a livello nazionale, un po' perché deve capire che cosa fare l'anno prossimo. Nel 2024 scadrà il suo secondo mandato e a Nardella non resta che provare la via delle elezioni europee, un percorso impervio perché può anche non bastare il sostegno del proprio partito, figuriamoci se il sostegno proprio non c'è. In più c'è la questione eminentemente fiorentina della successione. Chi farà il sindaco o la sindaca dopo Nardella? Il successore di Renzi finora ha puntato su una assessora della sua giunta, Sara Funaro, ma con il nuovo corso del PD gli equilibri sono senz'altro cambiati. Ci sono altre figure di riferimento come Andrea Giorgio, assessore all'ambiente e capo degli Schleiniani fiorentini.